Grazie, buongiorno e bentornate sul canale. Oggi faccio di nuovo un video seduta, tranquilla, perché volevo rispondere a un po' di domande che mi avete fatto. Sono delle domande che mi avete fatto sotto tanti video diversi. Io ho pensato di unire tutte queste domande, o meglio, unire tutte le mie risposte a queste domande in un unico video, perché mi è capitato spessissimo di rispondere a una domanda che mi era stata fatta sotto quel video, sotto quella domanda, appunto. E poi magari dopo due o tre commenti ricevere di nuovo la stessa domanda e dover ricopiare di nuovo tutto quello che avevo già detto. Quindi ho pensato di fare appunto un video ask, tra virgolette, in modo che magari niente, vi metterò il link diretto e se una delle vostre domande sarà una di queste che adesso sto per esporre, avremo già la risposta bella e pronta, insomma. La maggior parte delle domande me le fate sotto i video della cucina. Non sono domande, molto spesso non sono domande di curiosità, sono domande di io so come si fanno le cose bene, tu stai sbagliando e quindi ti butto un sacco di maldicenze addosso, diciamo così, anche se volevo dire un'altra parola. Sinceramente, io l'ho sempre detto quando mi è capitato di girare i video di cucina, ho sempre detto che io non sono una cuoca, non ho mai ricevuto un'istruzione culinaria. Io ho sempre visto cucinare mia nonna, mia mamma, e quando è toccato a me cucinare, ho riadattato quello che vedevo fare da loro. Quello che vedevo fare a loro, l'ho riadattato alle mie esigenze, alle mie tempistiche e al mio modo di fare. Però prima di parlare di questo, volevo un attimino rispondere a una ragazza che mi ha chiesto come mai ho chiuso il sito internet Mafalda Store. Allora, l'anno scorso, mi sono principalmente, l'anno scorso e 2 anni fa, ci siamo principalmente dedicati, all'attività. Al settore di Mafalda Gift, che trattava pelletteria, biocosmesi, make-up varie ed eventuali. Quindi abbiamo impiegato moltissimo del nostro tempo per sistemare, fare gli ordini e tutto quanto nel negozio fisico e poi abbiamo pensato di creare un sito internet per quelle persone che me lo chiedevano sul web e per qualcuno che mi mandava anche messaggi privati da fuori che volevano comunque acquistare determinati articoli che vedevano nei miei video. Noi abbiamo pensato, va bene, se c'è la richiesta, proviamo a farlo. Quindi ho comprato uno spazio su Wix, mi sono creata il sito tutto da zero, fatte le foto degli articoli che non si trovavano sul web, quindi di borse, portafogli, queste cose qua, ho fatto tutte le foto delle pochette, di collane, di bracciali, di tutto quello che poteva esserci. Ritoccate le foto, ritagliate, caricate sul sito a una, scritte la descrizione, scritti i prezzi, scritto tutto, quindi caricato tutto quanto sul sito internet. Ogni volta che c'erano dei nuovi arrivi era la stessa storia, quindi fare le foto, caricarle, scrivere le descrizioni, scrivere i prezzi, scrivere i quantitativi, stare appresso, eccetera, eccetera. Il problema è che non ho avuto riscontro da tutto questo lavoro. Cioè io perdevo un sacco, perché lo perdevo veramente, perdevo un sacco di tempo a stare appresso al sito internet per tenerlo aggiornato, per tenerlo sempre costantemente in funzione, perché voi considerate che, ad esempio, se io caricavo uno smalto, lo smalto trasparente di Astra, per dire, nel frattempo lo vendevo in un punto vendita, lo vendevo nell'altro, rimanevo senza, dovevo entrare sempre continuamente sul sito per aggiornare le quantità di quello, ma come degli altri 1000 articoli che avevo già caricato. Tutto questo lavoro non ci ha ripagato, quindi sinceramente, tra il lavoro perso, il tempo mio perso, i soldi spesi per ogni anno rinnovare il servizio di Wix e rinnovare il dominio del sito,
Insomma, soldi spesi, tempo speso, non c'era abbastanza rientro. Qualcosa si vendeva, ma alla fine dei conti non ne valeva davvero la pena. Quindi abbiamo preferito, visto e considerato che adesso abbiamo unito i due negozi e ne abbiamo uno unico e ci stiamo concentrando su quello, abbiamo eliminato qualsiasi altro tipo di fonte di dispendio di tempo e di energie che non erano utili alla causa e quindi abbiamo eliminato proprio il sito, abbiamo eliminato il secondo negozio, ne abbiamo fatto uno unico in cui vendiamo tutto e già ci porta via tanto 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 del nostro tempo. Io infatti, se voi avete notato sul canale, non sto caricando più video su cucina, organizzazione casa, mestieri di casa, pulizie, eccetera eccetera, perché sto avendo ben poco tempo di fare tutto questo. Non è che ho smesso di pulire casa, però lo faccio in scampoli di tempo, quindi tipo la mattina io mi alzo, facciamo colazione, accompagno le bambine a scuola, quando accompagno le bambine a scuola torno a casa, attacco lavatrice, attacco asciugatrice, ma al volo della serie che sembro Flash, faccio i letti delle bambine, perché il nostro lo fa già Gian Giacomo fortunatamente. Ci sono mattine in cui passo l'aspirapolvere, ci sono mattine in cui devo cambiare le lenzuola, quindi ci metto più tempo, ci sono delle mattine in cui mi fermo a pulire un pochino più a fondo il bagno, dopodiché entro le 9:30 devo scappare in negozio perché comunque c'è da fare lì, c'è molto da fare lì. Tra il mettere a posto le cose normali di tutti i giorni, insomma, il risistemare, e le cose nuove che stanno arrivando. Scusate, ogni tanto perde il fuoco questa macchinetta. Eppure c'è la luce, io non riesco a capire. Dicevo, e le cose nuove che stanno arrivando, e poi tutti i miei nuovi progetti, che ho intenzione di avviare, di fare, eccetera, eccetera. Insomma, la mia mattinata passa così veloce e moltissimi dei miei pomeriggi. Tant'è che 2 volte alla settimana o anche 3 a volte a seconda di quello che dobbiamo fare, le bambine stanno con mia mamma e stanno con mia madre e con mio padre, insomma, giocano con i nonni come tutti i bambini del mondo. Gli altri giorni, se non ho tante cose da fare urgenti, sto io a casa con loro e giochiamo un po' insieme, altrimenti me le prendo e me le porto in negozio. E loro sono anche abbastanza felici, perché c'è talmente tanto spazio che adesso hanno il loro angolino, il loro tavolino con i giochini. Rebecca a volte si porta anche i rollerblade e si fa dei giretti in rollerblade, cioè fa troppo ridere questa cosa. Lei sembra una di quelle cameriere da drive-in che passa in mezzo alla gente con i rollerblade, le manca solo il vassoietto e la crinolina, veramente. Vabbè, comunque, insomma, siamo tutti molto felici di questo cambiamento. Certo è che ha cambiato molto anche le nostre vite, il nostro modo di gestire la giornata. Perché prima, ad esempio, potevo dedicarmi magari 2 mattine intere a stare a casa per pulire, sistemare, stirare. Adesso Mission Impossible, stirare, si stira una mezz'oretta dopo pranzo e a volte la domenica. Cerchiamo di darci un po' il cambio con Gian Giacomo in modo da svolgere, diciamo, tutte le attività, tutte le mansioni necessarie, senza ammazzarci, ecco, perché comunque siamo in negozio quasi tutto il giorno e è difficile stare dietro al negozio, casa, però questo è il nostro lavoro, ce lo siamo scelto noi e va bene così. Detto questo, io volevo rispondere a un paio di domande che mi sono state fatte, soprattutto sotto, come vi dicevo prima, sotto i video di cucina. Da quelli che sanno tutto, e tutto conoscono e tu non sai fare niente, in poche parole. A me questa cosa dispiace un po' perché io non mi permetterei mai di andare sotto i video delle altre persone che hanno fatto qualcosa e di dirgli: tu stai mettendo il prezzemolo piuttosto che il basilico e non si fa, non si fa. Ma chi l'ha detto che non si fa? Ma voi avete mai provato a farlo nell'altro modo? Voglio dire, non muore nessuno, non sto ammazzando nessuno, ma perché mi dovete aggredire con queste vostre seghe mentali? Perché sono veramente delle seghe mentali. Allora, una delle cose che mi avete scritto: le polpette non si friggono prima? Non è indispensabile.
Poi il prezzemolo nel sugo, meglio il basilico, ma chi l'ha detto? Io faccio molto spesso il sugo col basilico e faccio molto spesso il sugo con dentro il prezzemolo. Il sugo col prezzemolo lo faceva la mia cara nonnina, che è vissuta fino a 82 anni, pace all'anima sua, non è morta per questioni di prezzemolo all'interno del sugo, è morta per altre cause, quindi non penso che sia un peccato mortale, ecco, provare a fare qualcos'altro, qualcosa di diverso, a usare un metodo diverso di quello che usate già. Quindi, se io metto il prezzemolo all'interno del sugo, non sto né offendendo nessuno né ammazzando nessuno, non capisco per quale motivo, ma in tantissimi me l'avete scritto questa cosa. Io faccio anche il sugo col basilico, ma se a me piace di più il sugo col prezzemolo, ma cosa me ne frega a voi? Punto. Seconda questione, le polpette fritte. Allora, io quando vado a fare le polpette al sugo, non mi piace friggerle prima. Prima di tutto perché vengono pesantissime e a me non piace dare quel senso di pesantezza alle polpette. Allora, se io sto facendo le polpette fritte, faccio le polpette fritte, punto e basta, e le mangiamo così. Se io sto facendo le polpette al sugo, a me piace che quando do il morso alla polpetta, quasi si sciolga in bocca. Se io le vado a friggere, si crea sulla parte esterna della polpetta una specie di crosticina, di pellicola, che quando poi vado a metterla all'interno del sugo, intanto il sugo non penetra all'interno. Seconda cosa, gli fa appunto questa specie di patina che quando vado a morsicare rimane duretta e a noi questa cosa non piace, non ci piace proprio questa sensazione. Se io sto mangiando le polpette fritte, le friggo. Se sto mangiando le polpette al sugo, le voglio morbide, con all'interno anche un pochino di sughetto che gli penetra se tu non vai a friggerle e basta. Anche in questo caso, voi siete padroni, padronissimi di continuare a fare le polpette al sugo friggendole prima, ma cosa me ne frega a me? Io vi ho solo semplicemente fatto vedere come le faccio io. Che poi mi dobbiate dire un altro cos'è che mi ha scritto sempre riguardo a questa cosa delle polpette fritte, che boh, io non capisco. Molto spesso penso che mi stiate prendendo in giro, poi però mi rendo conto che lo state dicendo sul serio. Quest'altro mi ha scritto: che buone! Io farei un esposto alla Procura italiana per diffamazione all'associazione IPF, cioè Italia Polpette Fritte. Non si può guardare. Ma perché? Ma tu hai mai provato a mangiarle senza friggerle? Hai mai provato a mangiare le polpette al sugo senza averle fritte? Dopo che ci avrei provato, dopo che le avrei mangiate, che avrei provato la mia ricetta, potrai anche dirmi che la mia fa schifo e la tua va benissimo e andrà bene così. Ma prima di aprire la bocca e dare fiato, collegate il cervello, ragazzi, collegatelo, che è meglio. Altra questione su cui mi avete dato addosso, non tutti, ma tantissimi, è sempre la solita questione che io non utilizzo aglio, cipolla e prezzemolo freschi, sedano, tutte quelle cose là. Allora, io intanto non utilizzo il sedano per il semplice fatto che quando io vado a comprare il sedano lo devo comprare a ramo intero, cioè una pianta di sedano di cui andrò a utilizzare un pezzetto di costina. Allora io posso spendere 2 euro ogni volta per andare a comprare una pianta di sedano e usare un pezzo di costina e il resto buttarlo via perché è marcito in frigorifero? No, ho smesso di comprare il sedano per fare il soffritto. Non lo faccio più il soffritto, faccio tutto a crudo, ragazzi. Anche qua datemi addosso, ditemi quello che vi pare. Io non faccio più il soffritto, non mi interessa, anche lì pesante, pesantezza all'inverosimile. Io il sugo lo faccio alla mia maniera. Stessa identica cosa succede con l'aglio, con le cipolle e con il prezzemolo. Allora, io sono costretta ad andare a comprare, io non ho un ortolano di fiducia vicino a casa, sono costretta ad andare a comprare gli odori al supermercato. Molto spesso devo comprare la treccia dell'aglio, molto spesso, quasi sempre praticamente, sempre devo comprare la confezione dell'aglio. Le cipolle, bene o male, quelle si trovano sfuse. E il prezzemolo sempre confezionato nel pacchettino. Allora, prima di tutto io non ho idea di dove arrivi questa roba qua.
soprattutto dopo le vicissitudini della storia del latte che arriva dalla Romania, che viene venduto come pecorino sardo DOP, varie ed eventuali. Io non ho idea di dove arrivino il prezzemolo, l'aglio e la cipolla. Li devo comprare in confezione, di cui andrò a utilizzarne una minima parte, perché se io compro 3 teste di aglio e poi vado a utilizzare mezzo spicchio di aglio di una testa, e il resto? Idem per la cipolla. Compro una cipolla? Cosa vado a utilizzare? Un pezzetto così per fare il sugo? E il resto? Marcisce in frigorifero. Il prezzemolo? Stessa identica cosa. Vado a comprare una confezione di prezzemolo intera? La metto in frigorifero? Quella lì marcisce prima che io rifaccia il sugo, perché io il sugo lo faccio una, forse 2 volte alla settimana, e faccio un sugo super veloce nel frattempo che sta cuocendo la pasta. Quello che non riesco a capire io è: sì, è vero, è meglio utilizzare le cose fresche. È quello che vi ho sempre detto anch'io, anche sotto quei video. Ho cercato di spiegarvelo. Anche io preferisco, scusate, anche io preferisco utilizzare le cose fresche quando so da dove arrivano, però, quando sono sicura che le ho fatte io. Che le ha fatte il mio vicino che ha l'orticello lì, quando so che non hanno pesticidi all'interno, che sono fatte in maniera naturale. Allora sì, prendo le cose fresche, me le trito, le metto in congelatore e me le conservo. Ma se io devo prendere un alimento che è di dubbia provenienza, non so in che modo è stato coltivato, potrebbe anche essere carico di pesticidi, io questo non lo posso sapere. Me lo trito e me lo metto lì in congelatore bello bello per tirarlo fuori quando mi necessita. A me non mi viene voglia di fare questa cosa, ragazzi. Quindi io a questo punto preferisco andare a comprare i barattolini delle spezie secche, delle spezie, degli aromi essiccati, utilizzare una piccolissima parte di quei barattolini e cucinare con quelli. Primo, perché quantomeno c'è scritto la provenienza, anche se a questo punto non so neanche di più di chi fidarmi, perché veramente ci stanno propinando cose allucinanti. Seconda cosa, ne utilizzo molto meno, perché se io metto un po' di aglio in polvere sui miei cibi, ne sto mettendo anche meno di mezzo spicchio di aglio. Qualcuno mi scrive quando io metto l'aglio, il sale, che ne sto mettendo troppo, che è troppo aglio, troppo olio, troppo questo, troppo quello. Ma fatevi gli affari vostri. Se a voi piace metterne di meno, mettetene di meno. Ma perché dovete venire a rompere le scatole a me se mi piace la roba condita? Io è questo che non riesco a capire. Ma io posso andare a sindacare sul gusto che piace alle persone. Ma se uno si vuole cucinare una pentola di cerume per orecchie, ma saranno affari suoi se gli piace quello. Ma perché io devo andare lì a rompergli le scatole, a dirgli: oddio, che schifo, ma cosa stai facendo, cosa stai mangiando? Devi mangiare solo sedano e carote. Poi vabbè, non parliamo dei vegani che mi hanno lasciato dei commenti sotto il video della protesta dei pastori, che ho eliminato immediatamente, perché sinceramente a me queste cose mi fanno venire il latte qua, il latte proprio, me lo fanno vomitare. Gente che veramente non sa neanche di quello di cui sta parlando, si permette di aprire la bocca e dare fiato, esattamente come le mucche. Siete uguali alle mucche. Altra questione dei miei video che vi fa veramente, veramente arrabbiare è il fatto che io molto spesso utilizzo le teglie di alluminio, quelle usa e getta. E anche qua mi viene da ridere. Allora, e io non riesco a capire neanche perché vi sto rispondendo, perché non dovrei neanche darvelo tutto questo spazio, però vabbè, ho deciso di fare questo video in cui mi chiarivo tutto, dicevo tutto e basta, basta, non ne voglio più parlare. Io utilizzo molto spesso le teglie di alluminio quando faccio cose con il pesce e cose con la carne molto grassa, come ad esempio le costiglie, il porcetto e queste cose qua, che perdono comunque molto grasso. Se io andassi a utilizzare una pirofila da forno come quelle che ho, perché io ce le ho le pirofile, ma le utilizzo per determinate cose, per altre preferisco invece utilizzare le cose usa e getta. Per il semplice fatto che se le costiglie piuttosto che il porcetto, piuttosto che il pesce perdono tutto il loro brodino e mi fanno
in questo caso la carne, lo strato del grasso che poi quando si asciuga è impossibile da lavare via. Se io quella mi metto a lavare la pirofila dentro il lavandino, tutta quella roba di grasso va a fermarsi dentro i tubi, mi tappa tutta la condotta, sì, la condotta elettrica, tutta la condotta dei tubi di scarico e diventa veramente un macello. Poi devo andare a buttarci dentro l'acido muriatico, la soda caustica e tutte quelle, il mister muscolo per sgorgare tutto. Allora, tanto vale che io vado a cucinare nelle teglie di alluminio, quando abbiamo finito di mangiare lascio la teglia riposare in modo che il grasso si solidifichi e butto via tutto insieme così nell'indifferenziata. Mi rendo conto che non è un modo molto ecologico, ma sarebbe meno ecologico se andassi a inquinare l'ambiente con, come vi dicevo prima, sgorganti, candeggina, soda caustica, acido muriatico e tutte queste schifezze buttate all'interno del lavandino. A me, per il mio modo di fare, sembra meno dannoso utilizzare una teglia di alluminio che poi ripiego e diventa una pallina piuttosto che andare appunto a inquinare con questi altri prodotti la falda acquifera. Ultima questione che affronto è quella del pollo. Anche qua, veramente, ragazzi, prima di aprire la bocca, leggete, informatevi, insomma. È un minimo, no? Ci vorrebbe un minimo di informazione. No, meglio aprire la bocca e dare fiato. Allora, quando io ho fatto la ricetta del pollo in rosso, tantissime persone hanno scritto nei commenti che, in poche parole, ero una maiala perché non lavavo il pollo. Ok, non lavavo il pollo, oppure non lo mettevo a bagno con acqua e limone, una roba del genere. Allora, adesso vabbè, mi viene da ridere veramente. Io vi leggo un articolo scritto da dei dottori, non l'ho scritto io, che parla del pollo crudo e di tutte le malattie contagiose e contaminanti che ha il pollo. Allora, pollo crudo pericoloso, perché non si deve mangiare? Il consumo del pollo crudo è una delle questioni più importanti in merito alla sicurezza alimentare, perché si tratta di uno degli alimenti più pericolosi. Ecco perché. È buona, costa poco e carne bianca non fa nemmeno poi così male alla salute. Unica accortezza, va mangiato cotto e bisogna anche fare particolare attenzione a maneggiarlo. Il problema del pollo è che non è, a differenza del bovino e del suino, un mammifero, ma un uccello. Questa differenza non è solamente tassonomica, ma ha anche alcune conseguenze in termini pratici. Gli uccelli sono insensibili a malattie a cui noi siamo molto sensibili. Un esempio è il tetano. Il clostridio del tetano, che per noi è mortale, non fa assolutamente niente agli uccelli. Anche altri batteri che per noi sono pericolosi sono quasi innocui per un pollo, e tra questi ci sono la salmonella e il campylobacter. Alla salmonella, a dire il vero, sono un po' sensibili anche i polli, in particolare alla riproduzione. Per questo motivo esiste un certo controllo su questo batterio direttamente in allevamento. Per il campylobacter, invece, il pollo è pieno, non c'è sensibilità ed è anche molto difficile da eliminare perché è contaminante. Questo significa che mangiando il pollo crudo rischiamo di assumerlo. Andiamo giù perché adesso vi devo leggere questo. Pollo crudo pericoloso, le buone pratiche di cucina del pollo. Il controllo della situazione quindi è rimandato solamente a chi cucina, che deve essere il primo responsabile della propria sicurezza, anche alimentare. Non mangiare il pollo crudo è il primo passo per la sicurezza. La cottura deve essere ben fatta e arrivare al cuore del prodotto. Se vediamo che il pollo è rimasto rosato e non del colore bianco tipico della cottura, ci sta che alcuni batteri sono ancora vitali, salmonelle o campylobacter che siano. Altra buona pratica di consumo del pollo è anche quello di non lavarlo. La pelle, infatti, è la parte più contaminata del pollo. Se la laviamo prima di cuocerlo, alcuni batteri potrebbero rimanere nelle nostre mani. A quel punto, se tocchiamo qualcosa che si consuma crudo di normale, insalata ad esempio, rischiamo di contaminarla e il rischio di assumere quindi il batterio ignari di farlo. Dopo aver maneggiato il pollo, poi è importante lavarsi le mani subito, se possibile, con un disinfettante. Il motivo è lo stesso, anche se maneggiare il pollo a secco, ovvero con le mani asciutte, rende meno probabile la trasmissione del pollo alle nostre mani.
Comunque è sempre bene premunirci. Io credo che con questo ho detto tutto. Io il pollo lo prendo dalla confezione con le mani asciutte, lo metto a cucinare, lo faccio cucinare per un'oretta buona. Appena ho messo il pollo dentro la pentola, vado a lavarmi le mani con il sapone dei piatti che è all'interno l'antibatterico. Dopodiché chiudo il polistirolo, non mi viene il nome, la vaschetta di polistirolo all'interno di una busta e la vado a buttare nel secchio della plastica e mi rilavo le mani. Non lo lavo perché rischio di contaminare tutto il lavandino, comprese le spugne con cui andrò a lavare i bicchieri, forchette, eccetera, eccetera. Non lavo il pollo, non lo metto a bagno con acqua e limone perché non gli fa assolutamente niente questa pratica, anzi rischia solamente di andare a contaminare tutto il resto. Quando apro la confezione del pollo, io lo butto direttamente nella pentola, chiudo e lo lascio cucinare. Lavarlo non serve a niente, anzi serve soltanto a renderlo ancora più pericoloso. Bene ragazzi, io spero di non avervi annoiato, spero di non avervi fatto arrabbiare con questo video perché non era questa la mia intenzione, era solo un video chiarimenti. Per tutti quelli che hanno voluto capire il senso di questo video, sono contenta che l'abbiate capito, per quelli che non lo vogliono capire, continuate a fare quello che volete, io vi mando un grande bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!